Mi sa che Lord Fieric non è smutato. Oh cavolo, ma che sta facendo? Allora, andiamo un attimo. Eccomi. Ciao Fieric. Ci hanno griffato. Come ci hanno grifato? Chi ci ha grifato? Però non puoi rubarmi il titolo, ho già deciso che lo metterò io nel video. Mi dispiace. Non se il mio uscirà ora. Allora, ragazzuoli, il piano di oggi è il seguente: farmare tante name tag per poi creare una hot tub di Warden. Allo spawn, giusto? O vogliamo fare in qualche altro punto mistico? È meglio fare un altro punto perché qualcuno, Nova, mi ha detto che il signor Guerra non è d'accordo con queste cose. Mi ha detto che tipo Lollo aveva messo una barca con un creeper allo spawn e Guerra l'ha tolto perché non si possono fare questi scherzi. Ma come? Così mi ha detto Nova, cioè parola di Nova, quindi non so quanto conti però. No. Perché c'è Nova a che fare con la Big Hardcore? Non voglio il prossimo update tra 3 mesi. No, tranquillo, Nova è entrato ieri per giocare con Junko. Invece di lavorare a Pandora 4? Ovviamente, sì, certo. Capisco. Ogni scusa è buona per non lavorare. Incredibile, ragazzi, vi rendete conto? Assurdo. Devo capire una cosa, ovvero per le name tag dovremmo fare il librarian, eccetera, giusto? Certo, ci serve sempre il bookshelf con i libri. Ok, e le canne da zucchero, vabbè, stanno crescendo un pochettino e va bene. Però, ma se provassi a fare appunto la farm di ferro super semplice Mother and Father? Ma se ci metti poco va bene. Tanto qua tu stai facendo praticamente la foresta di bambù giapponese. Sì, è che ci serve scambiare gli stick, no? Sì. E io mi sto preparando per scambiare gli stick. E allora, fantastic. Andiamo. Ok, prendo tutto allora, vai. Faccio tutto quello che mi serve. Allora, adesso per il meme, ragazzi in chat, scrivete la vostra età. Vediamo un pochettino che succede adesso. 89, perfetto. Ok. Assurdo come la maggior parte dei miei fan hanno 89 anni, 104, 69, 43, 16. Assurdo. Incredibile, raga. Allora, qua dobbiamo fare una bella farm. Allora, sì, il piano è fare una farm super semplice di ferro con letteralmente 4 blocchi in croce che dovrebbe funzionare al 100%, ma visto che questo server è, diciamo, a vita propria, non sappiamo se funzionerà o meno. Però giuro, ragazzi, vi faccio il tutorial, questo qui, quello senegalese della farm di ferro. Ok. Che cosa implica il fatto che sia senegalese? No, che bisogna farlo tutto interrato e basta. Ah, ok. Perché in Senegal non gli piace l'aria aperta. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Impossibile muoversi, 6, comunque. No, mi sa che forse sposto un pochettino il buco di un paio di blocchi. Allora, io non mi ricordo in realtà come si faceva per bene sta farm, quindi... Come? Scusami. No, vabbè, improvviso. Capo. Ah, ok. Non è un problema. Allora, Marchio, vada a riprendere il tutorial peruviano. Allora, aspetta un attimo che riprenda al volo il tutorial del tipo peruviano. Ottima idea. No, perché ho visto letteralmente il tutorial di un tipo che penso sia veramente... no, del Venezuela, non l'ho capito la lingua, ma quella lì è. Allora... parlano tutti spagnolo lì, quindi, insomma. Vabbè, allora... sì. Cioè, peruviano, venezuelano, non è che penso tu senti la differenza. Allora, è giusto. Come l'ho fatta per ora è tutto corretto. Ok. Bravo. E fino a qua ci siamo. Allora, si scava dopo il 2x, dopo il 6x7x2, si fa il 3x3 qui. Ma il bambù spona soltanto sulla terra? Cioè, cresce solo sulla terra? Sulla terra, terra, basta, sì. Va bene. Cioè, adesso non... cioè, la farm la sto letteralmente... non dico improvvisando, ma è quello che mi ricordo. Cioè, perché tanto è semplicissima, quindi dubito di sbagliare qualcosa. Quindi, Marchevada, se non funziona è colpa del server, ok? Sì, certo. Perfetto, ok. Allora, bisogna fare adesso... togliti qua. No, qua. Mannaggia. Mi sono cagato in mano. Forse era più in basso allora. Era tipo... Allora, tu cane, sei un attimo parcheggiato qui. Allora, qua, per sicurezza, facciamo così. Tac e tac. Allora, ci servirebbe poi, vabbè, un secchio di lava anche, ma quello lo andiamo a recuperare. Intanto ti do... tenghi la cobble. Oh yes, quante ne abbiamo? 24, mamma mia. Quante spade posso farci con questo? Siamo ricchi, hai visto? 12 spade ho fatto. Ok. Poi, qua ci va questa.
Allora, il fatto è questo: mi servirebbero 3 villager, ricca. Senza, naturalmente, come faccio a fare la farm di ferro senza i villager? Il tuo silenzio è tagliente come 1000 parole. Vado a cercare dei cavalli. C'è un cavallo qui, dove sono io, verso la mia farm. Certo. Qual è il problema? Vai, vuoi carne di cavallo? Eccolo, benissimo. Prendi. Benissimo. Questa parte della farm peruviana è fatta. Lectern. È fatta anche questo. Ho fatto il lectern. Buono. Un attimo che io sto cercando di capire una cosa. Mi sa che forse ho sbagliato una piccola misurazione della farm. Mi sa di sì. Ah, perché non hai fatto il geometra. Se no non avresti sbagliato. Lo so. Ma... per esperienza. Lo so, Rick, ma che devo fare? I geometri non sbagliano mai le misure. Lo so, no, ma infatti devo... Mannaggia. E niente, cavo, qua abbiamo un piccolo problema logistico. Ma sicuro devo farlo uno più... sì, per forza, perché sennò come fanno ad alzarsi i villager? Io sono impazzito i villager. 8 hours later. Cavo, qui il progetto ha avuto un grosso problema. Come? Scusami. L'assenza di villager, di un solo villager, potrebbe... non far funzionare la farm, purtroppo. Vabbè, ma sotto ci stanno ancora i villagers, possono far riprodurre. Cioè, non è che ci sono morti tutti, sotto abbiamo quelli due indicati. Dobbiamo un attimo ricreare la vita grazie a quei due. Allora, abbiamo se, villager incastrati sotto. Allora, io con un secchio di lava e un altro villager la farm è finita. Secchio di lava ce l'ho. Ok, il perfetto. Il villager non lo so. Perché io un attimo ho dovuto rifare tipo tutto il pavimento qui per la farm, perché sennò era un bordello. Ho dovuto scavare un botto di terra con la pala in pietra. Allora io c'ho un poi, po' di patate 1, 2, 3, qua. 4, 5, 6, 7. Sì, allora qui ci va la lava. Naturalmente io che ho fatto tutto quanto con la legna non è, diciamo, il top. Quindi mi sa che verrà subito tolto. Ah, complimenti, mi sembra un'ottima idea. Tieni, porto la lava. Ho avuto un attimo un momento... Un momento di debolezza mentale. Allora, Rick, praticamente se io adesso qua finisco di spianare, la farm è peruviana è pronta. Devo vedere se spona l'Iron Golem. Come si riesce? Come si scende qua dai villager? No, qui devi andare. Qua c'è la cassa per prendere già il loot, praticamente. Sì, poi. Ma io volevo scendere per dare il lavoro a un tizio. Allora, tu puoi scendere in realtà da qui, da questa trapdoor, ma c'è davanti lo zombie, capito? Quindi devi fare attenzione. Cioè. Ma potevi fare un buco per metterci una scaletta? Non... il fatto è che tu non dovresti scenderci, da come ho capito. Cioè, vabbè, allora guarda, non c'è problema. Non possiamo fare il libraio, non possiamo fare il name tag. È un sorto problema. Eccoli i nostri eroi. Oh no, sono tornati. Sì, ah, ecco, devi scendere. Poi si può fare la scala dall'altro lato, però. Non è un problema. Oh, comunque. È spawnato. Oh! La farm venezuelana funziona! Ha funzionato! Per il villager, anzi per la farm di villager, guarda, 19 di ferro già! Guarda, 3, 2, 1, mamma mia! C'hai visto? Easy, che bordello! Ah. 3, 6, 3, allora, sono Ricca. 11 phantom, c'ho 11 phantom intorno. Allora, ho un'idea. Sì. Qualcuno della chat che è bravo al volo. Ti sentissi? Non ti sento, non riesco. Guarda quanti. No, allora. Sembra porca puttana Harry Potter. No, allora, faccio adesso una cosa, Rick. Faccio al volo una texture dove sostituisco il suono del Phantom con il Sium. Meraviglioso. Allora, voglio provare una cosa. Adesso c'è Minecraft. La notte, quindi non ci muoviamo. Appena torno a giorno, direi che possiamo fare la nostra missione. Ok, resource pack. Allora, per fare il Sium. Esatto. Va bene, così giusto per romperci timpani ancora di più. Che no, infatti. Ecco, vai, sono tornato al sicuro in mezzo ai bambù. Attendiamo di sentire il concerto, ragazzi. Cioè, vediamo cosa riesco a combinare. Sì! Lollo ha quittato perché nel Nether ed è caduto. Gli stanno mettendo le mani per farlo. Mamma mia. Non il Sium? Non li hai cambiati tutti i suoni? Sì, io li avrei cambiati, ma quanto pare non li ha cambiati dalla texture che ho preso. Sì. Ho perso un sacco di tempo e basta. No. Aspetta, funziona, Rick. Sì, si chiama UFO perché ho preso una texture. Metti dentro la cartella resource pack. Sì. Sto facendo.